Ciao a tutti e a tutte. In questo video tutorial vedremo come è possibile utilizzare con lo smartphone due applicazioni della G Suite for Education, Google Meet o Hangouts Meet per le lezioni in videoconferenza e Google Classroom per interagire con i docenti. La prima operazione da compiere è accedere ai servizi e alle applicazioni di Google con l'account scolastico o istituzionale. Nello screen del mio smartphone selezionerò l'icona della G di Google. In alto a destra cliccherò sull'immagine del profilo e poi sceglierò l'opzione Aggiungi un altro account. Nello spazio riservato all'indirizzo email o numero di telefono digiterò il mio username cognome nome.s@liceoenricomedi.education e poi la password personale che ho creato dopo il primo accesso. Dopo aver cliccato su Avanti, leggerò l'informativa e accetterò i termini di servizio. Effettuata questa prima operazione, dovrò scaricare da Play Store o da App Store le applicazioni Hangouts Meet per le video lezioni e Classroom per l'aula virtuale. Aprirò quindi Play Store o App Store. Nella stringa di ricerca in alto al centro digiterò Google Meet e installerò Hangouts Meet. I nomi sono diversi, ma l'applicazione è la stessa. Utilizzerò a questo punto Hangouts Meet con l'account scolastico. Aprirò l'applicazione e nella schermata iniziale selezionerò l'account scolastico che figura tra le opzioni perché è stato inserito all'inizio. All'apertura dell'applicazione apparirà per qualche secondo un riquadro nero in basso con la segnalazione dell'account che sto utilizzando per collegarmi alla video lezione. Passiamo ora alla seconda applicazione della G Suite for Education che possiamo utilizzare anche con lo smartphone, Google Classroom. Prima di tutto scaricherò e installerò l'applicazione da Play Store o da App Store. Dopo aver aperto Classroom e aver cliccato su Inizia, nella schermata degli account selezionerò l'account scolastico che figura nell'elenco perché, come nel caso di Hangouts Meet, è stato inserito in precedenza. Una volta collegato il mio account all'applicazione di Classroom, riceverò direttamente sullo smartphone tutte le notifiche relative ai compiti assegnati, a quelli corretti e restituiti, ai link o al codice per partecipare, alle video lezioni e a tutte le altre attività che svolgerò insieme ai miei docenti nell'aula virtuale di Classroom. That's the end of the world.